Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale Zoo Players. Andiamo avanti col secondo episodio di The Walking Dead The Final Season. Quindi abbiamo seguito Violet piuttosto che Luis. Dove siamo finiti qua? So, we're checking the walls? Yep, from up there. That's the best view. Ok, è un vecchio campanile. You ready for a climb? Certo che sì, zia. Arriviamo. Looks a little dangerous. What's more dangerous than walkers? Or that death trap you called a car? Okay, fair. Come on, you're not chicken. D'accordo, right? Si scala, ragazzi. No. Now I'm thinking about chicken nuggets. Do you remember those? Not really. I do. We always got them on Sundays. There was no time for grandma to cook between church and Bible studies, so fast food. Damn. Okay, ci siamo. I'd give an eyeball for a chicken nugget right now. Okay. Con calma, Clementine. Un bel salto. Ok. Ok, era quella struttura distrutta e bruciata che vedevamo giù. Barbed wire, traps, weapons. It's everything we planned. You made it happen. We couldn't have done it without you. You've got lookout duty tonight, right? Yep, me and AJ. Do you have time to hang out first? Sure. Ok, passiamo un po' di tempo con Violet. Wow, beautiful. Sometimes I need the quiet, just to get away for a while. Clem. Yeah? I know you came back for medicine, for AJ, but after that you could have just left. Avoided all the bullshit with the raiders. Why didn't you? Sorry, I know. Allora, qui è più sicuro. Questa è casa mia. Tu sei qui. Questa è casa mia. This is my home. I haven't had that in a long time. AJ's never belonged anywhere. This is the first time he's had a home at all. Violet lo ricorderà. Do you know any constellations? Nope. You? I learned some in school, but can't remember them. Let's make some up. Come over here. You can sit down at that volunteer desk. If I remember right, everyone's born under a special sign, right? It determines your personality? That's astrology, not astronomy. Whatever, let's just make up our own. Rules, signs, what it says about you. It's not like anyone remembers the old way. Okay, let's do it. There! See? It's a fish. È un pesce. Cioè, mira con R e premi R2 contemporaneamente. Tipo... Ah, ok, dobbiamo unire i puntini. Bene. Ci creiamo le nostre costellazioni personalizzate, raga. No, ce n'era una qua su. Ok. Perfetto. Right. Now it needs a personality. Bright, pretty, good with other people, always moving, tons of energy. Sounds like anyone we know. The energy one is easy. AJ mi ricorda me, sei tu. Concentrato di energia, ma dai, sei tu. That sounds like you. Weren't you listening? I said good with other people. C'ha ragione. Well, maybe not that part.
I'll try to take the rest as a compliment. I spy with my eye a knife. See it? Right there. Right above your head. Okay. Yeah, they're all above my head. Un coltello, quindi vabbè. È automatica qua la cosa. No, non va qui. Ok, vai così, Clementine. Questo poi va dritto qua. Sì. Awesome. This one's easy. Smart, clean, vicious, dependable. Someone you want with you in a fight. Doesn't take crap from anyone. Get shit done. Sono io. That's mine. Definitely. Yeah, that's a good one for you. Wish everyone would have seen all that sooner. Okay, one more time. I found a bird. Like a real bird? No, a starbird. Right there. Ok, quindi noi siamo sotto il segno del coltello, ragazzi. Segno un po' da guerrieri. Ok. Ok, dobbiamo tracciare un uccello, quindi qua. Ci siamo? A bird is free. It could go anywhere it wanted to. Up and up and up and never come back. Go south, east, west, doesn't matter. Vuoi volare via? Siamo tutti noi. You could fly straight into a sunset and see where it ends. Vuoi volare via? Don't you? Sometimes, when it all feels so heavy down here, I can't help but wonder what it would be like to be weightless. Sorry, I didn't mean to just talk so much. It's just I've watched people leave before. Family, friends. They never come back. But you did. And now I can't imagine what it would be like if you weren't here. Allora, sei una grande amica. Provo qualcosa per te. It sounds so much dumber when I say it out loud. Buttiamolo un po' sul lato. No, provo qualcosa per te, ragazzi. Vediamo cosa salta fuori. I hope si trasforma in The Last of Us, sto qua. And I want. Qua è tosta, ragazzi. Baciala, non lo so. Una relazione. Riflettere con calma. Ragazzi, non lo so. Vediamo. I'm not sure. I just know I like you. And I want this. Il tuo rapporto con Violet è cambiato. So do I. L'abbiamo tramutato, ragazzi, in The Last of Us. Shit sticks. Probably time for your lookout shift. Ready? Yeah. Ok, ragazzi, quindi un risvolto interessante. Violet prova qualcosa per Clementine. Il gioco ci ha indirizzato quantomeno appunto verso quella direzione. Noi abbiamo assecondato, ma non troppo. Volendo potevamo spingere un attimino e trasformarlo completamente in un The Last of Us. Probabilmente andando con Luis sarebbe successo il contrario, quasi sicuramente. Però vabbè, abbiamo scelto di andare con Violet e portiamo avanti la storia così. The Raiders. That guy. He's gonna be with them. Abel. Yeah. Your bad dreams. They're all about him, aren't they? Yeah. Can I swear yet? I think it's time I can. Ok, sfogati, cazzo. Al massimo merda. No, non chiederlo. Ok, sfogati. Fuck it. Really? Go for it, kiddo. Everyone else swears, you might as well too. Un po' di libertà, ragazzi. Ci sta. I fucking really hate that fucking dickhead shit fuck. Whoa, that's a little much, don't you think?
Try thinking about something else. Count the monsters you see. Same number as before. 3, 4... AJ, it's okay if Abel frightens you. You know how to control that. There's 10 monsters out there. And he doesn't frighten me. But when he comes here, I call dibs. È troppo pericoloso non parlare così della morte. È tutto tuo. Ok? È troppo pericoloso. No, AJ. He's too dangerous. But... No buts. Well, fuck. You said I could. There's 12 of them now. Well, what if we played rock, paper, scissors? If I win, you change your mind, and I get dibs on Abel. I can take him, Clem. Vabbè, ragazzi. Vabbè, assecondiamolo, dai. Ok, mi sembra giusto, dai. Yeah, okay. Really? Best 2 out of 3, sucker. And no take backs. No take backs. Sucker. Get ready. 1, 2. Carta. Paper. Crap. Paper beats rock. Again. 1, 2. Andiamo di sasso. Rock. Pari. Tied. Go again. Again. 1, 2. Carta, ragazzi. Paper. Crap. Paper beats rock. I win. So no more about dibs, okay? Okay. Il tuo rapporto con AJ è cambiato. Clem, I see something. Not a walker? Here, you look too. Un attimo. Cos'è sta roba qua? Not a walker. Sono gli stronzi, raga. Good job, AJ. Come on, we have to tell the others. Ci attaccano, raga. Ok. They finally show up? Yeah. Stay safe, okay? We're ready. They've got at least 4 more people, all carrying guns. And carts, probably to carry people away. Oh no! Assholes. I can't believe they're really here! If they get inside, I'll keep them focused on me. That should give Willie and Mitch time to set up the bomb. I'll set it under those carts. It'll work. I promise. If they manage to get in, we fall back. To the admin building. Exactly. Right into our traps. They're in for a rude fucking surprise. Those duffel bags will break bones. Easy! So... any final words of wisdom? Un'ultima perla di saggezza. Cercate di non morire, fategliela pagare. Proteggetevi a vicenda. Proteggetevi a vicenda. Shit! Un peccato, raga. Hide now! Omar, I've got him. AJ, hide! Che stronzi, raga, sono partiti così. Non c'è andato neanche il tempo. Cazzo. Go. Go. I'll be all right. Non so, zio. Don't have much time. Go. Ok, via. Porco preso, raga. Giù il tavolo. Dai, Clementine. Gli stronzi.
It's okay. Just try not to move or make noise. The fuck is all this? Focus. They're just scarecrows. Guess they took us seriously. Spread out. La stronza di Lily. Dobbiamo fare attenzione quick time, ragazzi, eh? You won't get the chance. Non è minima speranza. Ci abbiamo un cecchino. Porca troia. Where's our new recruits? They're not yours. Search the yard. Okay. If Clementine moves, shoot her. Con calma. We'll find them, Clementine. Scocca la freccia. Attenti alle trappole che sparate. Attenti alle trappole. You might not want to move around so much. You might trigger a trap. You're bluffing. Take another step and find out. Abbiamo distratto un attimo, raga. We're fucking leave. Can't you read? You've changed. I grew up. I can see that. God, you are just like him. Lee would have been heartbroken knowing he taught you all the wrong things. That the sweet allora, Lee sarebbe orgoglioso, non pronunciare il suo nome, mi ha insegnato a uccidere. Lee sarebbe orgoglioso. Right, Lily. I am just like him. And if he saw me now, he'd be proud of who I am. Why? Because you can lie? You probably do it as easily as you breathe. Right. I'm sure that made all his sacrifices worth it. Dai, zio, metti ste bombe, ok. Get out! If you won't help me find the others, I'll find someone who will. We've recruited from this school before. Minnie wanted to come along tonight to tell you how well she's adjusted to her life, how happy she is. She said she had a girlfriend back here. Friends she missed. One guy who could always make her laugh, no matter what. And her little brother. She missed him the most. No, Tim, cazzo. Shit. Where are they? Let me take you to them. I can't. I just want basta Lily, Tim, non ascoltarla, scocca la freccia. You'll be happier where they are. Tim, non ascoltarla. Listen to her, Ten. You know she's lying. She stole your sisters. She took them away from you, from their home. Aia. Ok, perfetto. Ne manca un cecchino. Il problema è quello lì, raga. Sei rimasto. Ti cazzo, schiattaci. No, 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 no! Appena in tempo, raga! No! God damn it! Mitch! 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 No! Kill who you have to! Sta stronza! Take the rest! È infame! Dai, cazzo. Ok. Now, go back. Follow them. Porca troia, raga. Vabbè, Mitch è andato. Ok, ci stiamo barricando, raga. Devo fare attenzione, ragazzi, perché qui perdiamo qualcun altro. Sto stronzo. Dobbiamo seccarlo quella merda. Ok.
Momento. Ora. Sbam. Cazzo. Kill that one, the girl. No, giù. Di cazzi. Dai, butta giù il divano dalle scale. Là. Fucking pointless. I told Lily you wouldn't cooperate. Cazzo, una molotov. No, c'ha diviso dai J, raga. Little chat, you and me, alone. E vieni pezzo di merda. No, ho schiacciato il quadrato, raga. Ma porca di quella. Clem, I can't. Stay back. Dai. Pezzo di merda. Aia. Never see someone like you. Weak, small, afraid, and still alive? Well, bet a lot of folks die to get you here. Dai, veloce questo qui. Ok. Là, adesso si sente un occhio stronzo. Grande Jay. Sto giro, zio, ti va male. No, dai. Pezzo di merda, vola giù. Parata, stronzo. No. Porca troia, raga. Cazzo, siamo svenuti. Male zio, no. Brutta stronza. Shit. This should be easy. Ci vediamo all'inferno, facciamola finita, non mi uccidere. Buttiamola su. Do it already. Shoot me. You're betting I won't. I don't care. Just get it over with. Grande. E basta, strozzo. Ma devi schiattarci. Porca di quella. Morici. Grandissima Rosy. Una mano a Violet. Allora, L2, ok, dobbiamo mirare. Dai. No, è un bordello, raga. Cazzo. Sì, è un casino. Beh, una è andata. Via, veloce. No.
Quanti ne mancano? Bordello. No. E sti cazzi. Sono entrati ormai. Più la mano, raga. Sti cazzi, l'ho preso, grande. Questo è un colpo alla maestra, raga. Non ce lo farò mai. L'ho preso. No! Merda! Ok. Che ancora? Un altro qua. No, ho mancato. Sti cazzi. Basta. Qualcuno ha portato via. Ci ha fatto una brutta fine, raga. They took them. Sim and Omar and God damn it, Lewis. E lui si è preso. I know. We're going after them. If we knew where to look, I'd smash down their walls myself. But we don't. Well, we've got someone who does. Brucia tutto qua. È ancora vivo il merda. Ok ragazzi, siamo arrivati alla conclusione del secondo episodio. Niente male, direi. Quindi abbiamo perso Lewis. Episodio 2, bambini perduti. Ok. Aggiorna statistiche, vediamo un attimo. Allora, Tin era sgomentato quando ha dichiarato che il mondo di prima non conta. Tin si è sentito rincuorato quando ha ribadito che l'era dei vaganti un giorno finirà. Vediamo un attimo. Riconoscente, Ruby si è adirata quando hai scaricato tutte le colpe su Marlon. Ruby si è sentita consolata quando ti sei dimostrata vicina dopo il ritrovamento dell'infermiera. Ok. Abel, catturato. Abel si è incupito quando hai ordinato a Violet e Lewis di fuggire nel bosco. Abel ha adottato cautela quando lo hai avvisato delle trappole in cortile. E l'abbiamo utilizzato come diversivo quello, ragazzi. Mitch, morto naturalmente, era spazientito quando gli ha intimato di moderare i termini al funerale. Mitch si è irritato quando ha deciso di aiutare Ruby e seppellire la vagante. Scettica. Lily si è sentita gratificata quando ti sei ricordata di lei. Lily ha apprezzato quando hai accettato il suo aiuto per alzarti. Ok. AJ è pentito. AJ si è sentito meglio dopo aver dormito con te. È rimasto deluso quando non gli hai permesso di uccidere Abel. Vendicativa. Violet è apparsa sollevata quando tu e Jay siete tornati alla scuola. Violet era entusiasta quando hai confessato quello che provi per lei. Ok, ci siamo un po' indirizzati, ripeto, in un po' su The Last of Us. Affidabile.
James si è sentito utile quando gli ha permesso di dare la mela a AJ. James si è mostrato interessato quando ha detto di provenire dalla Georgia. Rapito, Luis si è sentito confortato quando ti sei scusata per il dolore causatogli da te AJ. Luis si è sentito scoraggiato quando hai scelto di trascorrere del tempo con Violet invece che con lui. Luis si è sentito abbandonato quando hai permesso che predoni lo rapissero. Va bene. Allora, Homer è stato rapito, Rosie si fida di te da quando l'hai coccolata in cortile, Willy si è infastidito per la tua scelta di non usare la sua trappola contro i predoni, Asim è stato rapito. Ok. Abbiamo raccolto 2 collezionabili su 3. E nient'altro, ragazzi. Ok. D'accordo, quindi ragazzi, non so cosa dire. Se non spero che qualcuno, ragazzi, prenda in mano la situazione e riesca a proporci gli ultimi 2 capitoli per portare a termine The Walking Dead The Final Season, perché è veramente un peccato lasciare così interrotta questa serie qua, nonché appunto in generale proprio la storia di The Walking Dead, è veramente triste. Ora che ci sono dei riscontri parecchio interessanti, bisogna andare a liberare quelli che sono stati catturati. Sicuramente gli altri 2 capitoli sono parecchio interessanti, nonché pieni di colpi di scena e di scelte parecchio pesanti magari da dover fare durante il corso del gioco. Peccato ragazzi, speriamo che qualcuno prenda in mano la situazione, magari acquisisca anche i diritti su questo gioco qua, almeno per portarci gli ultimi due episodi. Mi è stato detto nei commenti da voi che una recensione conferma che la Telltale non vuole lasciare incompleti questi 2 episodi e come ultima cosa appunto vorrebbe pubblicarli, portarli a conclusione, pubblicarli per una correttezza anche nei confronti di chi ha sempre creduto in loro. Però tra il dire e il fare, ragazzi, c'è di mezzo un fallimento, è tosta. Bisogna vedere un attimino nei successivi mesi cosa accadrà, se salteranno fuori delle novità magari che confermano questa recensione qua, questa dichiarazione da parte da Telltale, o magari, ripeto, qualcun'altra casa interessata ad acquisire i diritti non solo di The Walking Dead ma di altri giochi, di altri grandi titoli che aveva diciamo nel cassetto la Telltale, e di continuare magari a sviluppare questo genere di giochi, che non sono assolutamente male, anzi secondo me sono dei piccoli capolavori veramente ganzi e gustosi da poter giocare. Comunque ragazzi, niente, non ci rimane che salutarci, sperare nel meglio, sperare che appunto si riesca a concludere questa serie qua, e come al solito, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate qualche like e condividete. Noi ci becchiamo al prossimo video, ciao.